nonostante questi momenti un po' di sbandamento, usciamo, non usciamo, eccetera, ce ne fa. Quindi questo credo sia una prova di interesse e speriamo sia anche uno spazio su cui, al di là del piacere di avere delle persone competenti e professionalmente significative su questi temi, come dice Alessandro, alla più rugole, non più di strumenti, no? Siamo veramente felici, Io ho la necessità, prima di non trovare altro tempo, di ringraziare Alessandro Bottero, che si è reso disponibile a portare avanti questa iniziativa con la sua competenza, con la sua professionalità e insomma con la sua passione. Ringraziamo anche le biblioteche di Roma, perché sapete che questa iniziativa sarà in 4 biblioteche, quindi ringraziamo chi si è reso disponibile a questo. Servizio per cultura. Esatto. Servizio per cultura di biblioteche. Perfetto. E anche tu? Ti piace la biblioteca? E invece è grande. Oggi parleremo anche di scoperte, guarda. E allora oggi siamo qui alla biblioteca Marconi, è scritto piccolo, dice lo porto, per preciso. L'11 maggio invece saremo alla biblioteca Penazzato, a via Dico, via Penazzato. Penazzato. Dov'è? Collatina. Anna, dov'è? Collatina Prenestina. Collatina Cordiani. Il 18 saremo invece alla biblioteca del Mauro su via Tiburtina. San Lorenzo. E invece il 25 saremo alla biblioteca Vaccheria Naldi, che sta via di Grotta Vigregna. Stiamo cercando un po' di contaminare la città. L'ultimo ringraziamento doveroso a Laura Scarpa, che si è resa disponibile. Non può altro, grazie di aver creduto questa iniziativa, grazie di essere qui e buon lavoro a tutti. Alessandro. Allora, non sarà una cosa accademica noiosa, se no poverini si buttano dalla finestra. Salvi per i bambini. Laura è una figura, diciamo, ormai centrale nel mondo del strumento. Non volevo dire, centrale. Perché nasci di Venerice, conosci un po' la generazione d'oro, Novo, Pratt, gli altri, critica e scritto testi didattici, no? Sia i tuoi propri, sia curando lezioni di strumento di Novo Pratt, certo di qualche anno fa, via Cobelli. Editrice e, come dicevamo prima, direttrice della scuola di fumetto online, Accademia Cavo, no? Ma anche autrice. Io direi di partire, come volendo, la tua opera come autrice, cioè World Ventures, che è una cosa che mi ha colpito da quando me ne parlaste, quando l'ho visto, che è questo volume qui, in un volume che nasce in tiratura limitata, se non mi ricordo male, la primissima ma non versione. È tutto, in realtà è uno dei tre racconti che nasce in tiratura limitata piccino piccino. E cos'è? Perché magari non tutti sanno cos'è, però no. tu lo sai cos'è, che l'hai visto? No, lo tiro. Lo tiro, ti piace, no? Sì. Ma l'autrice ci può spiegare cos'è? Sì. Beh, intanto è un fumetto che nasce, anche se qui è stampato su carta, nasce per una rivista digitale in inglese, SS Weekly. E questa è curata da David Lloyd. Da David Lloyd, voluta e pensata, progettata da David Lloyd, poi con altri.
E ricordate che il disegnatore di Beautiful Vendetta, scritto da Moore, film famoso e altro. Adam Moore ha pensato di fare una rivista digitale appunto qualche anno fa, siamo sui 6 anni fa, circa 5-6 anni fa, e decide di fare una rivista che appunto si possa vedere sempre con la sigla che si possa leggere in tutto il mondo e sul computer. Vabbè, poi non vi sto a spiegare esattamente il meccanismo per delle puntate, e però appunto mi chiede anche di fare una storia per questa rivista, per cui io quando ti chiedo una storia stai senza che pensare quale storia, perché se tu non sei tu che la proponi ma te lo chiedono, c'è il momento in cui pensi che cosa potresti fare. In quel momento ero particolarmente interessata alla prima guerra mondiale, perché avevo letto un libro che mi era piaciuto molto e avevo l'idea di fare una versione, diciamo, graphic novel sul libro, ma non esattamente la sua esposizione, più una rielaborazione. Qui c'è scritto come l'arte salva la guerra. Dalla guerra. Perché hai messo questo titolo? Perché è nato gradualmente. Prima, diciamo, decido di fare una storia sulla prima guerra mondiale, scopro che esistono, una scoperta dell'acqua calda, che esistono i pittori di guerra, cioè pittori che andavano sul fronte e che disegnavano dal vero le situazioni per fare poi cartoline e manifesti per casa, diciamo, per venderli poi e sostenere le cartoline, i manifesti o le illustrazioni dei giornali. Ma facevano anche come cosa personale? Sì, ma non sono i pittori di guerra, c'erano molti soldati che amavano disegnare e lo fanno, e alcuni erano anche dei pittori terrestri. I pittori di guerra però erano proprio, avevano un ruolo preciso. Corrispondenti di guerra, invece che c'erano anche i fotografi, ma c'erano anche questi pittori, e in particolare quelli austriaci, che avevano in quel momento una grossa cultura di arte e di grafica, erano appunto tanti e avevano addirittura una fascia gialla con una cappa di Kunst, arte. Vabbè, da questo decido di raccontare la storia di un pittore di guerra inventata, ma perché? Perché nella prima guerra mondiale mi sento, infatti c'è una pagina che mi racconta in questo senso, sì, qualche immagine dopo. Allora, io sono una donna nel 2000, come faccio a pensare, a immedesimarmi in un soldato nel 1915 o 18? È abbastanza difficile. Allora, il soldato in cui mi posso immedesimare di più è un pittore che viene, sì, questa è l'immagine infatti in cui mi sto facendo a metà storia, mi sto facendo delle domande sul perché ho fatto questa storia, proprio perché era la possibilità di immedesimarmi un minimo, cioè è chiaro che non sono comunque un soldato in trincea o un pittore in trincea, però posso capire quello che un pittore prova, questa è l'idea. E questo filtro mi ha fatto raccontare una storia in cui gradualmente mi sono trovata a notare quanto, a che cosa serve una pittura, all'inutilità di un pittore in trincea, che insomma l'utilità è davvero poca davanti alle armi chimiche, alle pallottole, alle bombe, no? Uno col pennello che fa. Forse rappresenta quello che più dura la realtà della guerra per farla vedere altri. Sì, intanto è quello che può mostrare alla gente cosa succede realmente, sì. Le foto, disegni, certo, racconti, sì. Che a volte la gente non sa e si tipo. La gente che va in giro a buttare bottiglie di vetro alla gente pensa che è la cosa giusta perché non vede la cosa. Non
storico loro non lo conoscono bene, l'hanno rappresentato in quel modo, perciò seguono il ragionamento sbagliato di quello che ha avuto. Ma infatti far vedere la realtà è importante. Chiaramente è difficile però rendere solo con delle immagini quello che è la realtà. Quello che nella mia storia mi è sembrato di capire che potesse avere un senso, oltre al fatto che appunto un pennello non ferma le armi, è che però appunto dà la memoria, cioè fornisce una chiave di memoria. Ed è una doppia memoria, sia la testimonianza, diciamo, storica, ma sia anche quella umana e affettiva. Non vi voglio raccontare la storia, se per caso per un giorno potete leggerla, però c'è parte tutto dal ritratto che ci fa a un amico, perché l'amico gli chiede di mandargli questo ritratto alla fidanzata, vuole mandare questo suo ritratto alla fidanzata, e quindi gli chiede anche di non far vedere che gli manca un dente, che è più bello, si vuole un pochino anche più bello. In realtà appunto la memoria non è solo la realtà fedele delle cose, ma anche una comunicazione che vuol dire tante cose. Un modo di rappresentare la realtà, non solo... Sì, il modo di rappresentarla, ma soprattutto trovare quello che è l'essenziale da rappresentare. Qui dici, nel quarto di copertina, no? Il valore di quei pezzetti di cartoncino disegnato era soprattutto psicologico, cioè la articolazione... Sì, questo l'ho riporto da un testo critico che ho... era psicologico perché non era... avanti in quei momenti... Allora, no, per chi disegnava sì, probabilmente il disegnatore andava avanti, ma questo vale soprattutto per quelli che non erano pittori di guerra, ma che disegnavano per conto loro. In realtà poi appunto mi sono ritrovata davanti a un'altra storia successivamente, ed è la storia di una scultrice che ha fatto alla fine della guerra, era una scultrice americana ma era infermiera col marito che era medico in Francia, e ha cominciato a fare, imparando da un altro scultore inglese, a fare delle maschere per chi aveva la faccia completamente distrutta, cioè da chi perdeva un pezzo di faccia. Non c'era ancora la chirurgia plastica, che ha cominciato a fare passi proprio con la prima guerra mondiale, perché si cominciava, diciamo, ad avere quelle questioni tecniche, e le guerre fanno fare sempre passi avanti nelle tecnologie. Sia per vincere la guerra, sia per poi tamponare. Per mettere in forte i soldati, cioè la chirurgia, le prodotti, Esatto. Non solo la ricostruzione facciale, gli arti, soprattutto quella... La facciale no, in realtà diciamo si riusciva a mantenere in vita delle persone che però avevano le facce veramente distrutte. Queste maschere che venivano fatte guardando le vecchie foto venivano considerate finite, queste persone non le potevano portare sempre, però uscendo almeno la gente non si girava a guardarle così, insomma diciamo che dava quella cosa sociale, quella possibilità sociale di continuare a vivere. E queste maschere erano considerate finite quando chi le indossava, il ferito, si riconosceva. E questo è di nuovo un discorso sulla memoria, ed era un discorso ancora sull'arte. Per cui quando ho trovato questa storia, semplicemente così, diciamo sfogliando internet, poi l'ho approfondita e ho pensato che se avevo fatto una prima storia sui pittori di guerra, dove la pittura aiutava la memoria, e comunque una certa sopravvivenza alla guerra, questa con la scultura era la sopravvivenza dopo la guerra, soprattutto dopo la guerra, e comunque sempre legato sul discorso di memoria, perché era di portare alla memoria la propria vera faccia. E la terza, storia per fare perché sai che di solito non si fanno due cose, si fanno i trittici.
E quindi il distico ho pensato a una terza arte. All'inizio ho pensato poesia, essendo io negata per la musica, e quindi ho detto sarà la poesia. Poi ho cercato, non mi convinceva, non c'erano così tante poesie stimolanti, ce ne sono, no? Ungaretti lo conosciamo, ma... E allora ho pensato alla canzone, che univa tra l'altro due arti, la poesia e la musica. E la canzone è stata di grande aiuto in guerra, perché i soldati cantando si sollevava lo spirito, passava il tempo, si distraevano, no? La canzone è una cosa molto bella. Sì, ci sono tante canzoni, se le inventavano, altre le imparavano. E poi la canzone aveva, come nelle canzoni delle mondine, cioè nelle canzoni di lavoro, non solo delle mondine, ha due scopi. Uno è di sollevare dalla fatica del lavoro, in questo caso della guerra, ma anche dire delle cose che non si possono dire. Piangere l'amico morto, ma anche protestare perché lì abbiamo fatto una cosa che non serviva, nel lavoro per protestare per le ore di lavoro, eccetera. Quindi aveva questo doppio senso, meno legato alla memoria in questo caso, però poi nella mia storia, tra l'altro questo è l'unico episodio basato su un fatto proprio vero, anche quella della scultrice è vera come storia, ma non è un fatto, il mio episodio è inventato. Cioè la scultrice esistita, ma la storia che hai raccontato è possibile, ma sì, non realmente sì. Accaduta. Non c'è un personaggio che sia quello. Mentre, sempre con tutta l'aggiunta di mia immaginazione, la terza storia racconta davvero un episodio che è accaduto al fronte con un austriaco e gli italiani. Era il primo periodo, per cui gli austriaci avevano solo delle piccole postazioni isolate. L'austriaco e gli italiani hanno un momento tranquillo, non c'era manovra, non c'era attacco, erano diventati gli amici. Abitavano tutti, tra l'altro, nella stessa località, già in origine, quindi forse con qualcuno si conosceva. Si scambiavano, l'austriaco aveva molto tabacco, perché veniva dalla Turchia. E invece gli italiani in quel momento avevano più cibo, perché erano nel loro paese, cioè alle spalle c'era ancora popolazione. Stiamo parlando della zona del Alto Adige Veneto, sì, sì, certo. Gli Alpi orientali. Dove convivevano appunto austriaci e italiani nel stesso paese a volte, no? E quindi si scambiavano questa cosa. Intanto uno lanciava il tabacco, l'altro gli dava, in questo caso dico pane e lardo, ma insomma il cibo. Ed erano molto tranquilli, quindi la spia sta molto esposto e arriva un ufficiale italiano e non capisce questa situazione, si ricorda che sta in guerra. E lì la canzone in realtà sarà un omaggio allo austriaco morto, ma anche a tutti i soldati, perché è una canzone ben precisa. Ti ricorda un po' quella storia del Natale del 1916, sì, dove c'è un video di Paul McCartney, sì, no? Tag of War, dove gli austriaci... Sì, quello accadde la notte di Natale, decisero... ...a caccio, si chiama in Italia, sì, e poi un tal giorno dopo... Sì, si ricomincia. Però in effetti i confini, cioè chi stava tanto tempo davanti a volte aveva anche questa situazione, non erano casi frequenti. Però la frequentazione aiuta a superare l'ordine istintivo verso chi ti viene posto. Sì, dipende come è fatta, quindi cioè appunto com'era la postazione, se c'era la possibilità di vedersi, se non c'erano momenti di attacco, allora poteva succedere, mentre nel momento in cui non vedi, stai nascosto e quell'altro solo colpi l'arma da fuoco. Che tecniche hai usato qui? Perché qui so che mi sembra di avere arrivato fondamentalmente questo. Solo digitale. Solo digitale. Solo, esclusivamente digitale. E era la prima volta, tra l'altro, che lavoravo esclusivamente in digitale, su una cosa che non fosse un piccolo disegno. Ma neanche con degli sketch iniziali. Pensavo di fare gli sketch iniziali a matita e di poi scansionarli e lavorarci sopra. Siccome nasceva per una rivista di tutto, ho
andato solo in digitale, la prima è nata così e poi le altre diciamo di conseguenza. Quindi ho lavorato esclusivamente in digitale, diciamo facendo finta che fosse un po' una tempera, una tecnica, queste astratti colore potente. Quindi noi abbiamo l'arte e la memoria, sì, fondamentalmente, sì, memoria sia delle storie, degli spunti o dei fatti specifici. L'arte come fornitrice di memoria e quindi in questo senso un po' cicatrice del dolore della guerra e un po' invece anche testimonianza, che dicevamo prima con lei, per chi viene dopo. Ma una guerra senza arte, senza persone che continuano a vivere l'esperienza, se non ci fossero persone che anche i momenti di conflitto continuano a vivere un'esperienza artistica, sia quelli che lo fanno per lavoro, sia quelli che lo fanno per esprimere se stessi, sarebbe ancora peggio? Cioè l'arte riesce a trattenere un attimo l'inumanità della guerra, secondo te? Sì, l'arte, poi saputo, poi dire arte diventa subito molto composo, sì, però composo, però diciamo la possibilità di esprimersi al di fuori della routine, e devo dire, sappiamo di Garda quanto ha scritto, sappiamo di poeti, e quindi chi scrive scrive, chi disegna disegna, chi canta canta, però ho l'impressione che ci sia una reazione diversa rispetto alla scrittura e rispetto per esempio alla pittura, cioè che ci sia un gesto più fisico che può aiutare come sfogo forse di più, ma al tempo stesso invece il testo è un ragionare più sulla cosa, è più emotiva in queste situazioni, non sto facendo un discorso generale su scrittura e disegno, però è più emotivo il gesto del disegnatore, almeno per tutte le cose che ho visto di pittori. I pittori di guerra lavoravano su commissione, dovevano fare quello, ma c'è un pittore che nel corso della prima guerra mondiale cambia completamente il suo stile. Non l'ho messo, mi sa che ci sono dei disegni dopo, ma non l'ho messo quello. Possiamo scorrere un po' perché sennò. Perché poi questa è dalla storia della Berti. Questa è la scultrice. Ecco, no, torno indietro. Sì, un attimo. No, qua per esempio questo è un pittore inglese. Però c'era invece un pittore, no, mi sa che non ci sono, non ho messo quello. Questo pittore che qui è molto realistico, poi trasforma il suo segno e diventa questo, che diventa un segno, chiamiamolo più futurista, comunque molto più espressivo e drammatico e stilizzato, no? Quindi anche questo era un quadro di commissione, una pittura di commissione. Diciamo che questi sono quadri che fa anche, sono tutti su commissione, poi ognuno prosegue anche per conto suo, e ci sono delle cose che sono più evidenti, che sono cartoline, altre che sono, però le ha disegnate, diciamo. No, mi chiedevo se non doveva, il momento in cui non era più costretto a seguire una linea, ma era diciamo che non aveva solo dei compiti, mentre questi chiaramente sono cose fatte, cioè il paesaggio con i soldati è fatto apposta, però per esempio qua è sicuramente una cosa che è accettata, non è che non avevano una commissione precisa, no? Quindi queste sono all'interno della capanna, dove ci sono scene più natalizie, aspettano la lettera, però il suo segno cambia e diventa molto più duro, non è solo un'evoluzione artistica. Pensi che sia l'esperienza personale che l'ha portato a irrigidimento del segno?
non è l'incidimento, è proprio una deformazione delle figure molto più drammatiche e esasperate. Sì. Quindi devi vedere anche più sì, cioè probabilmente prima è più classico e poi si può liberare anche di più perché è l'evoluzione dell'artista, però sembra proprio che ci sia un'esperienza sì personale di, perché è troppo fluido nel diventare sempre più drammatico e deforme, le figure diventano quasi dei carri armati umani, disumanizzate, cioè macchine da guerra, ecco. Restiamo sul tema della memoria, sì, del non lasciare svanire quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto, perché dopo la nuova scarpa autrice vorrei passare alla nuova scarpa storica e critica, per poi arrivare a indice, indice critico, perché trovo questo passaggio. Quindi noi abbiamo un lavoro su eventi e recupero della storia, della memoria dell'interruzione, in prima persona da parte sua, come anche uso dell'arte come terapia, come sopravvivere sì, in tempi difficili. E poi c'è anche tutto un libro che è pubblicato come Nomi in causa a dicembre scorso, sì. La memoria invece di come l'editoria fumetti, l'editoria più leggera, se vogliamo, raffigurava certe storie, certi modi di pensare, sì, che è il fantavoloso leggendario Corriere dei Piccoli. Sì, in questo caso io ho scelto il Corriere dei Piccoli, ma poi questo succedeva anche sulle altre riviste, ovviamente. Cos'è questo libro? Lo dici un po', perché è bellissimo, ve lo consiglio, se dovete leggere i bersagli di strada. Però è un saggio, ma è anche un'antologia, non è esattamente solamente un saggio, perché il numero di pagine presenti è circa la metà del libro e sono tavole che si leggono tutte. La mia prima idea in realtà era proprio fare un'antologia del Corriere dei Piccoli, però su un tema preciso, quando rappresentava l'Africa e i neri, e nel primo periodo. La cartella si è nero. Sì. Allora tu dici, quando c'è cartina, no? Gli italiani non sono razzisti. Ma da questo libro cosa... Questa frase ormai è superata dagli eventi attuali, aggiungiamo, perché vedi come deformi quello che un innocente ma dice. Ma io dico così, perché? No, se no, chiediamo l'incontro. Perché è superata? Questa l'hai scritta a novembre scorso, sono passati sì, 4 mesi, è stata superata? No, era superata allora, ho letto quello che c'era scritto. No, perché gli italiani non sono razzisti, si è capito che non è una verità così piana. E oltre agli atteggiamenti attuali, che abbiamo visto vari casi di razzismo, continuiamo a vederne, anche se adesso il coronavirus confonde un pochino le acque. No. Quindi, e comunque lo si termina da un'altra parte, ovviamente, rispetto ai cinesi però, che invece di solito erano trattati con più rispetto. Perché letterariamente sì, sono sì, no, no, ma come più appunto dei nemici, ma meno non inferiori, ecco. Invece con l'Africa c'è stato un atteggiamento di questo tipo dagli inizi dell'Italia. E il colonialismo proprio negli anni in cui appena appena l'Italia era stata... Queste storie praticamente coprono l'arco di storia, guerra di Libia, 1911, sì, 15, 1918, più 30, 36, c'è proprio l'avventura coloniale italiana, sì, sì, guerra di Libia, sì, Somalia... Sì. Però c'era già il colonialismo anche prima, nella fine 800, quindi... Da l'impero africano, bello, preciso, sì, sì, c'è da lui, però c'era già una presenza dell'Africa, tanto che il primo personaggio italiano di Fumetti è un bambino nero, un bambino africano, quindi questo ti dà l'idea che è difficile
se l'Africa è solo un paese esotico. Quindi il Corriere dei Piccoli era il settimanale per bambini proprio assoluto, era quello è stato importante. È stato il primo e poi è stato molto molto importante. Poi diffuso, non era distribuito col Corriere della Sera. E secondo te perché dava questa rappresentazione? Era ingenua, era un modo di pensare normalissimo, incolpevole di quella società, o nascondeva un razzismo? Beh, nascondeva il razzismo, incolpevole, chiamiamolo così, di quella società. Nel senso che non era il razzismo di una singola persona particolarmente incattivita o stupida, ma c'era un'abitudine a certi luoghi comuni. Però dico, i miei ho amici, anch'io ho amici neri. No, ma più che altro, allora, partiamo dal fatto che però prima l'Africa aveva una storia di mistero, di terra comunque, di conquista degli esploratori e di mistero. Di conseguenza l'africano, che aveva una cultura diversissima dalla nostra, soprattutto nell'Africa nera, cioè quella più centrale, meno i paesi arabi con cui eravamo stati a strettissimo contatto. Quindi in queste situazioni c'era ancora l'immagine, che poi chiamata barzelletto oppure da avventura, perché i tipetti rosse facevano du attorno a chi regalo. Gli africani ti mettevano dentro il pentolone perché mancanicali e poi diciamo è buono, è abbastanza saporito, cioè avevano la sveglia al collo, come si diceva. Quindi c'erano queste immagini che da una parte sono estremamente violente rispetto a un popolo, dall'altra vanno viste in quel momento storico come qualcosa che non era strano. Sì, come disegniamo gli alieni adesso, poi magari scopriamo che ci esiste qualcuno nello spazio che... Allora, mi chiedo, all'epoca, parliamo forse di prima del Novecento, sì. È chiaro che non c'erano molti contatti tra un abitante di Roma e uno che abitava un po', viaggi... Sì. Che giravano per strada. Allora mi dite, in gran parte questo erano immagini di fantasia, cioè io mi immagino i neri d'Africa così, ma senza che ho mai avuto neanche una rappresentazione di qualcuno che mi ha fatto vedere una foto o meno. Sì, però non è esattamente così, di neri in Italia ce n'erano già tanti, ce n'erano nel 700, ce n'erano prima ancora. Otello è una testimonianza, ma le statue con tutti nelle fontane in genere o statue che ci sono i neri incatenati perché sono stati vinti. Erano gli schiavi indiani. Sì, era più che altro simbolo, sì, non solo dei romani, anche dopo ci sono. E allora sono comunque considerati, cioè non è che non ce n'erano così tanti, ovviamente, ma nemmeno quando ero piccola io ce n'erano tanti. Quindi, e non sono del 1908, chiariamo. Ma perché pure una persona strana, leggermente, perché viene ignorata, viene esclusa. Eh sì, perché quello che è strano non lo capiamo, cioè, allora... In fondo tutti un po' siamo un po' dalla parte distruggiamo tutto, quelli che non sono più intelligenti li mandiamo via, perché in senso tipo... uno che a volte c'è della gente, trova una persona che si è ferita, non ha una gamba e cioè nella mente c'è, cioè uno lo guarda e dice sì, ma è una persona normale, solo che si è fatta male, ma ci sono, cioè, delle cose che probabilmente ci spaventano la paura di essere noi strani per quello lì, no? Ecco, per esempio questo è un fumetto particolare perché
Da una parte chiama il personaggio Faccetta Nera, che è proprio il nome della canzone e il titolo della canzone, che in realtà non era gradita a Mussolini, tanto per chiarire con questo inciso, ma perché in realtà la vietò poi, però proprio perché non voleva questa promiscuità. Questa Faccetta Nera è una bambina che in realtà il 99 volte su 100 ha delle storie normalissime. Potrebbe essere una bambina italiana con le guanciotte rosa, ok? Perché il tipo di storia è uguale. E anche dal punto di vista caricaturale non c'è. Se guardate il vecchio, cioè, ha le labbra più grosse, ma voglio dire, a livello di caricatura non è molto diverso. Beh, è un po' come lo Fioremus della Disney dei film. Ma intendo dire, tu fai il confronto con l'altro personaggio. Cioè, ha un naso grosso, questo c'è il naso piccolo, ma poteva essere anche il contrario, poteva succedere assolutamente anche il contrario. L'unica cosa caratterizzante, oltre a essere completamente nero, e sono le labbra grosse. E c'è ecco. Vabbè, a parte che mentre pesca, non è che... Una cosa che noto è che in teoria Zizi si è bionda. Sì, addirittura hanno scherzato, non riusciva, cioè se no veniva tutto nero. Nero, sì, sì. Per cui lei è in realtà una bambina qualunque e c'è questa, perché c'era questa ambiguità, ma questo... però andiamo un pochino più avanti, no, ma già nell'11-12 c'è questa strana ambiguità di atteggiamento, dall'altra, da una parte considerare comunque un popolo a cui dobbiamo spiegare delle cose, educarli noi, dall'altra avete i nostri piccoli fratellini, nuovi fratelli, nuovi piccoli italiani, questo già nell'11 non i piccoli italiani di Mussolini. Che quindi sono alla pari, diventeranno alla pari, e c'è questo doppio, quindi, questo doppio registro. Sono colonialisti ma non razzisti. No, sono anche razzisti, però lo sono in maniera diversa. Ci sono 100.000 la cosa che questo libro racconta, che ci sono tante sfumature, come dice Alessio Tabacchini, ci sono tanti modi per essere razzisti, no? Non c'è un unico modo. Tutti sono tutti, perché uno può essere razzista, antifascista, può essere tutto. E un piccolo una cosa può essere grande e invece altre piccole piccole. Sì, comunque piccoli, sì, piccoli elementi. Certo, sì. Non siamo fatti tutti di un pezzo, di un unico materiale. Questa, per esempio, storia del novellino, adesso non ho come lo chiami, ma tu leggerai il testo, grazie. Dove tiro fuori anche il c'era la funzione anche di questa cosa, di presentare in questo caso gli italiani come buoni che vanno a fare del bene, di sono... nascondendo comunque le atrocità, eccetera. Cioè, sì, ma non c'era. Allora, intanto i fumetti sono tantissimi, gli autori sono tantissimi. E i periodi in cui le storie vengono scritte sono tante e diverse. Questo libro, quello che fa vedere, è proprio la mentalità che c'era in quegli anni attraverso tante idee diverse, tante teste diverse. Per esempio Sto, che è quello di Bonaventura, che è un autore meraviglioso, molto ironico, ha delle cinque storie con tema Africa o nero, ed è in ogni storia c'è una soluzione completamente diversa. In uno sono quelli con la sveglia al collo, ma un po' feroci, ma poi buoni. In un'altra invece un servitore, però è semplicemente che è un po' goffo perché è grosso, quindi bussa e butta giù la porta, ma è una roba da Bud Spencer, cioè non è... poi c'è quell'altro invece che si stufa perché non capisce la lingua, di cui gli spiegano una soluzione, si annoia così tanto che gli cresce la barba aspettando, e poi si arrabbia, e allora per la prima volta, e per l'unica credo in tutta la storia di Bonaventura, invece che a ricevere Bonaventura 1.000.000, glielo dà a lui perché non si arrabbi, questo africano che ha atteso troppo tempo per trovare la strada giusta. Quindi
non ci sono delle cose che è buoni o cattivi o ignoranti, ce ne sono anche così, ce ne sono pochi balloon, sì, sì, la... era in rima, quindi sono quattro vignette. Allora, i ragazzi o bianchi o neri, quando sono intelligenti, sanno cavarsi dai frangenti con trovate da stupir. E gli dire il carrettino, senza darsi alcun pensiero, quando vede sul sentiero un bellissimo giaguaro. Senza perdere vista, l'africano garzoncello, col carriolo e col rastrello, muta aspetto in un baleno. Il giaguaro intimorito lascia il campo e s'allontana. Il ragazzo della tana lo sospinge con ardire. Sì, l'importante secondo me è la parte iniziale. I ragazzi, quando sono... I ragazzi o bianchi o neri, quando sono intelligenti, se la cavano. No? Allora, questa era la prima pagina, che non è anche nascosta, era proprio la prima pagina del novellino, che era una lista concorrente del Corriere dei Piccoli, con una buona diffusione anche. Sì, sì, sì. Questo è per dire quanto le spinature sono davvero infinite. Ci sono le storie in cui, per esempio, viene più sfottuto il bianco scemo, o comunque che sia No, stavo dicendo che è un'altra che compare anche in un libro poi di Bamba come episodio, diciamo, più importante, però il caso era, c'erano degli italiani, dei bianchi, che siccome i neri venivano esibiti in piazza come Spanezza, come il Circo Barnum, come gli animali, ma anche come gli uomini strani, no? I microcefali, c'erano anche gli africani che venivano presentati in solito come selvaggi, quindi venivano conciati come l'immaginario che dicevamo prima. Però non sempre avevano l'africano sotto mano, perché non erano così grandi, insomma, bisognava essere anche ricchi per avere un africano. Quindi i bianchi si tingevano di nero a volte, si truccavano in un modo da sembrare africani. C'è un episodio qui disegnato da Rubino, che è l'altro disegnatore importantissimo. C'è anche, mi sa, non la fine, mi sembra. Sì, questo. Ah, no. Questo è il disegno appunto della storia di Rubino, in cui si vede che vanno in piazza, vedono questo che si esibisce Bunda Bunda, e poi però cade nella fontana saltando, e si vede che è bianco, e quindi in realtà quello che viene sfottuto in questo caso è lui, perché ha ingannato il pubblico. Ma l'immagine successiva è... non sapevo perché sapevi, perfetto. E invece l'immagine successiva è l'illustrazione della storia di Bamba, che è la storia di un naso poco conosciuta, ma è un ragazzino che viene rapito da saltimbanchi e viene poi esibito appunto come africano, tingendolo di nero, facendogli mangiare, fregandogli col peperoncino le labbra, e poi a un certo punto viene finta, ma dovrebbe esserci una tovaglia davanti, che sia la testa mozzata, perché è il momento della guerra. Senti, allora, questo libro, oltre a me, io sono amante della storia, quindi di per sé, anche se solo questo è una raccolta storiografica e basta, per fare il mio senso, ma in realtà è accompagnato. Non è solo questo, no? C'è un motivo se uno pubblica qualcosa, sia una storia, sia dei testi in certi momenti storici. Quindi la domanda, perché hai scelto di impegnare tempo e fatica per raccogliere le storie nere del piccolo, spiegarlo, dargli un contesto, una spiegazione, perché fossero utili nel 2019? Questo è il motivo, non solo un'opera filologica,
a un'opera di pensiero. Certo, mi sembra che appunto stavamo dicendo, cioè abbiamo cominciato dicendo gli italiani non sono razzisti, frase superata dai tempi, perché era facile per i tempi dire non sono razzisti quando non c'erano stranieri. Appunto, io mi ricordo che da bambina gli stranieri a Venezia erano turisti e quindi c'erano indiani con vestiti strani e cani, e io se mi giravo a guardare, mia mamma diceva non si gira a guardare la gente con tanto di occhi così, perché sembra che sta, non ci si gira a guardare. Però quando, adesso è diverso, ed è per questo che è saltato fuori la faccenda che invece del razzismo c'è. E allora è bene ricordare, perché poi molti limitano questo anti-giaba scego che è scrittrice qui di Roma e che ha approfondito molto il tema, tutti pensano che è stato il fascismo, la guerra in Africa è collegata solo al fascismo. No, quindi è qualche cosa che non è, ah no, ma perché erano così, e quindi noi ce ne sentiamo più cavati fuori. No, perché appena l'Italia si unisce, va in Africa, conquista, cerca di fare un impero più importante, l'impero se ne parla dopo, e comunque comincia ad avere degli atteggiamenti di razzismo, di superiorità, di razza, diciamo, che... a volte paternalismo, a volte più pesantemente razzismo. Le cose non sono, insisto, non sono mai così precise. Nel momento in cui sei in guerra, quello è molto più un nemico, in altri momenti è solo più appunto strano, perché ha una cultura diversa, perché non lo capisci. Però che il nero in particolare sia oggetto di visione più evidentemente razzista, secondo me è proprio dovuto rispetto ad altre, allora, mentre per altre popolazioni, per altri popoli, la differenza c'è, e la sensazione di superiorità, di odio, di ce l'hai più per motivi storici, cioè c'è una guerra, c'è il coronavirus, allora i cinesi sono mangiano i topi lindi, no? Queste cose qua. Invece rispetto al nero la diversità è talmente evidente che crea proprio uno stupore. Ci sono molti cinesi o molti arabi che non è che sono tanto diversi da noi di faccia, ti puoi confondere. Un africano nero lo vedi, e questa cosa è a livello molto molto terra del cervello, sottolinea una differenza che non sai probabilmente come affrontare, quindi vogliamo sapere, oltre che c'è stata tutta la storia dietro. Vediamo se riesco a cogliere. Il tentativo è: attenzione, se noi attribuiamo i sentimenti razzisti, le modi di agire razzisti solo a una parte politica, un'ideologia precisa, la risposta è troppo facile, eliminiamo la parte politica, sì, eliminiamo l'ideologia e noi siamo puri. Buoni, sì. In realtà lo scopo di ricerca storica è attenzione, perché devi sempre interrogare te stesso in quanto persona che può avere queste pulsioni, come diceva concisamente, sì, lei prima. C'è una diceva la bambina. Lui è il bimbo, che diceva c'è un pezzettino piccolo piccolo, lo posso, sì, avere anche quel pezzettino dentro. Sì, esatto. In più cercare anche di capire storicamente certe visioni, si capisce anche di più come alcune cose siano sì atteggiamenti magari razzisti o di ignoranti, se vuoi, anche, però che fanno parte anche di un tale linguaggio nostro ormai di dare visione, dico cose ingenue, cioè non, però cioè, però perché lo vesti col gonnellino arriva sull'isola, ma fa parte, c'è la parte
di anche un immaginario dell'avventura, che poi è tutto molto misto, no? No, volevo chiedere, diciamo, a parte che si è razzisti, poi mille motivazioni, siamo stati nel corso dei secoli, sì. Noi non italiani, ma insomma, e Cassius Clay disse: io ho smesso di essere negro quando sono diventato ricco, nel senso che poi la discriminazione lì diventa anche un fattore economico. No, però io volevo chiedere, perché ha scelto di approfondire, come è avvenuta questa cosa? Devo dire che io ce l'avevo da 2-3 anni e dicevo: bisogna che lo faccio, bisogna che lo faccio, perché il primo personaggio appunto italiano di fumetto, per quello dei piccoli, il più importante personaggio italiano storicamente è Bilbo il Bollo, ed è un bambino africano, non abbiamo neanche parlato in questa serie, che ha il suo corpo che si trasforma visualizzando le metafore. Quindi gli vengono le ali ai piedi, gli cade la mascella dallo stupore o gli occhi fuori dalle orbite, e tutto questo si vede. Che è una cosa molto divertente, una cosa estremamente geniale, e per esempio l'elemento razzista in questa cosa è c'è e non c'è, è sfumato, è dietro, perché diciamo che c'è una maggiore facilità a lavorare con un corpo nudo, intanto perché un bambino europeo sì, è nudo alla spiaggia, però aveva avuto i vestiti e quindi delle difficoltà, ma c'è anche una distanza dal corpo, i bambolotti cellulari del Nero erano proprio un'icona ancora più del civismo che era bianco, quindi l'identità del corpo più pazzo, più malleabile e che faceva meno impressione magari del formale. Ci sono delle immagini comunque a volte funzionanti, altre molto divertenti e basta, altre che sono un po' più deformate, che possono fare l'impressione che probabilmente il corpo di un bambino africano era più astratto, diciamo, per il disegnatore. Quindi ha conosciuto queste lezioni del Corriere del Libro e poi ha pensato... Certo, diciamo, io conosco bene il Corriere del Libro, anche perché sono autori che hanno fatto la storia del fumetto italiano, della grafica, dell'arte. Sto è un famoso attore, scrittore di teatro e direttore di un'avventura. Rubino è quello che ha disegnato la testa, sono tutti grandi autori, e però ho detto vorrei vedere, perché secondo me in questo momento è interessante vedere come veniva visto l'africano nel primo Novecento, quindi 100 anni fa fondamentalmente in Italia, e in libri, in storie dove c'è il disegno, perché la rappresentazione visiva è molto importante. Quindi da quello ho fatto una ricerca e tra l'altro ho scoperto delle storie pochissimo note, per cui per esempio c'è una storia in cui Piallambicchi, che è un personaggio che dà vita alle immagini, se dà la vernice sul paperino, il paperino si apre. Con l'arci vernice. Sì, l'arci. Quindi Piallambicchi vernicia un militare di vecchio stampo, questo qui esce fuori e arresta un nero, c'è anche qui, scusa, sono andato indietro, e arresta un nero che è chiaramente un nero americano che suona il jazz, perché è vestito, eccolo. Poi, perché dice, ma perché ha il tombone e quindi ha un'arma, pensa che sia il vecchio fucile della sua epoca. Poi vede i busti in vetrina e arresta questo signore che invece vede biancheria, come se fosse barba blu. E arresta tutti e due, poi arresta lo stesso Piallambicchi che stava difendendo due personaggi innocenti. Ma la cosa è ancora più sottile. Il nero è nero e lo vediamo, l'alto è ebreo, sia per il tipo di caratterizzazione, anche lì non è che solo i neri venivano caratterizzati in maniera tipica, e siamo prima, ben prima delle leggi razziali, abbastanza prima, non tanto.
ma anche perché gli ebrei, perlomeno a Roma, ma spesso avevano negozi di biancheria e di tessuti. Quindi in realtà, da una parte dice il militare è tonto, arresta uno che suona perché pensa che abbia un'arma e arresta uno che vende biancheria pensando che invece quei corpi siano di donne. E quindi lui è tonto, Pierlambicchi poverino finisce anche con loro nello stesso, diciamo, pettone. Ma il fatto che uno dei due arrestati innocenti sia nero e l'altro ebreo offre la possibilità di non capirci niente, cioè sarà che vuol dire che vanno arrestati comunque neri ed ebrei sotto sotto, o al contrario, esattamente il contrario, dice arrestare neri ed ebrei per motivi così è proprio che c'è, cioè. Quindi la cosa bella dell'arte, del fumetto, dell'immagine ci offre delle letture doppie e noi sarebbe da approfondire, come diceva una interessante studiosa che ha collaborato al libro, lei diceva bisogna vedere tutte le storie prima e dopo, quindi cercare di capire dall'autore o dalle stesse pubblicazioni del giornale che cosa potrebbe essere la chiave di lettura giusta. C'è un margine di ambiguità. Sì. Quindi se vogliamo l'unità minima che comprende il messaggio dell'autore non è la singola storia, ma l'insieme di un arco di storie che ci dà dei temi. Poi ci sono storie più semplici, come quella di Sotto Anturio che diventa troppo nero al sole, quindi lo sfottono perché è nero e allora si chiude in casa. Non è semplice, no? La diversità che ha raggiunto semplicemente una greca che dimostra però il fatto che se sei nero ti sfottono per strada. Allora siamo partiti prima guerra mondiale, l'arte come modo per o fare memoria o la scultura come recuperare la memoria di sé persa su un incidente drammatico. Fare memoria per non cadere nella tentazione di sentirsi buoni, quindi capire che noi siamo come gli altri, quindi dobbiamo prima fare un laureo su noi stessi. E anche capire le varie sfumature all'interno di questo, della cultura. E adesso la memoria recente, con questo libro dove tu sei la terza lavascarpa, la terza giacca, editrice e scopritrice di altri fumetti. Sì, editrice. Quindi questo, Umani, che è una storia precisa, no? Che parla di un evento preciso, fatto in collaborazione con Amnesty International, quando è successo il 2018? No, infatti del 2018. Confini Italia, Francia, crisi migratoria, li vogliamo fermati, vediamo il confine, non li accogliamo con gli accordi, ma c'è da tutte le parti, e nasce questo volume. Nasce questo volume, sì. Allora, chiaramente non nasce con me, io lo acquisisco. È un volume francese. Di due autori di cui uno soprattutto conosco bene ed è un autore importante da tanti anni, e questa storia loro sono già al terzo libro, poi ne stanno per preparare un altro, mi sembra in Canada, dove vanno in luoghi che soffrono di qualche situazione importante, difficile. L'hanno cominciato con il Messico al confine con l'America, non il Messico di adesso, ma era soprattutto sulle donne che venivano uccise. Sudan di Fuhares, che appunto, raccontava su
tutta la situazione molto rilevante. Questo invece è al confine, di nuovo proprio al confine tra Italia e Francia, che corre, passa vicino al confine. Sì, passa vicino al confine, attraverso il confine, una parte è in Francia e una parte in Italia. E qui gli africani che erano arrivati in Italia e volevano andare in Francia venivano bloccati. C'è stata la situazione di Ventimiglia, penso che ve la ricorderete. Ancora adesso, comunque, andando a Ventimiglia. Perché poi Ventimiglia sul mare, il problema degli spogli. Sì, no, passavano più sulla montagna, comunque. Tutta la situazione, anche sì. Medicamenti, erano molto in mare. Ah sì, loro stavano su. Sì. Sì, sì. Stavano accampati, diciamo, sugli scogli, sulla riva. Questo è il tragitto che fanno per andare in Francia, in realtà. E se andiamo avanti, qua è rappresentato simbolicamente il confine, e Baudouin e Troops hanno ottenuto delle piccole chiacchiere, in realtà hanno parlato molto poco questi ragazzi africani, quasi tutti giovani ragazzi e quasi tutti maschi, però ottenevano un po' di confidenza, un po' di rapporto facendo il ritratto. Questo succede quando si viaggia, se ci sono bambini o anche vecchi, quindi tutte le età restano di solito molto contente. Se stai facendo il ritratto si crea una comunicazione e quindi facendo il ritratto, poi per chi sta viaggiando, ha perso, viaggiando è una parola, insomma, chi sta migrando, vedere la propria faccia è anche un discorso di identità molto più forte, ma che dico appunto succede anche normalmente, andando in un'osteria in montagna o in una piazza. Quindi se andare avanti, ecco, qui lui, loro fanno soprattutto dei ritratti, non solo nel senso di facce, anche di costruzione dei personaggi, per raccontare gli umani. Gli umani sono sia gli africani che devono passare per la Francia, sia quelli che invece, italiani, francesi, tedeschi, che arrivano da fuori per aiutarli, appunto li aiutano a passare il confine, a trovare, sia li aiutano proprio a valicare, ma soprattutto li aiutano quando sono al di là, per i documenti, per fare le cose correttamente e anche quando ancora non passano il confine per ospitarli, dargli da dormire, dare cibo. Ci sono donanti, ecco qui mi spiega un po' la strada, ma poi vedremo che sono quasi tutte qua, tutto il passaggio. E poi, perché si è colpito quest'opera? Perché hai deciso di pubblicarla? Pensavi che fosse necessario che gli italiani la leggessero? Non so se è necessario, sicuramente mi sembrava sì, anche perché è estremamente coinvolgente per gli italiani, cioè è un fumetto che, pur essendo fatto da francesi e in parte ambientato in Francia, in realtà è ambientato proprio nel confine francese, e secondo me parlare di confini in questo momento, e qualsiasi confine, è molto importante. Parlare del fatto che ci siano delle persone che aiutano e che si muovono singolarmente in queste situazioni mi sembrava anche importante, e che il confine sia in questo caso così nostro mi sembra una cosa molto bella, e che forse bisognerebbe guardare un pochino anche verso il confine con la Jugoslavia ultimamente, per quello che succede. Per cui, ecco, sì, poi ci sono sì. Qual è stata la reazione a quest'opera? E in che senso, ovviamente, l'istituzione politica partitica? La reazione è regionale. Regionale? La reazione di chi sta in Liguria, che conosce la zona e sa che cos'è. Molto viva, molto di interesse, molto emozionata. Degli altri se ne sono fregati altamente.
lontano dagli occhi, lontano dal cuore, la canzone sì, è sempre valida. Forse il titolo chiarisce poco, però anche parlandone è come sì, se chi l'ha vissuto dice sì, lo so, mi ricordo, ho visto, se no alla fine... Questa è una memoria ottusa ormai, siamo sazi da troppo. Più che memoria ottusa forse siamo molto, molto riempiti di cose, di informazioni e quindi tutto è lontano e fanno quello che proprio ci capita sotto casa. Questo potrebbe essere. Io sono stata sincera nel dirvi questa cosa perché sembrava mi è fatta una domanda. È importante perché è una chiave di lettura interessante, cioè se c'è una sazi, un'overdose di drammi, un'overdose di notizie, di problemi per cui non ce la faccio più. Sì, o forse... Penso a casa mia, ma non posso stare per occupare quello del Trentino Alto Adige. Sì, ma poi questo alla fine racconta in realtà una cosa. Anche molto in maniera pacata, molto umana e pacata, quindi e racconta di tutta questa gente che c'è lì e questo forse non fa scandalo, no? La pacatezza è una difficoltà ora. Forse, non lo so, sto dando delle ipotesi, ci sono tanti motivi per cui. Però ti dico invece in Liguria chi era vicino a questa cosa c'è stato la risposta, quindi capisco che conoscere bene le cose perché le vivono, le vedono ancora, anche se il momento cruciale è passato, però mi ha fatto una presentazione proprio a Ventimiglia nel bar della signora che appunto ha accolto tanto i viandanti, diciamo, e ancora li accoglie, c'è una stanzetta dietro dove possono andare un po' a riposarsi, ci sono i carrozzini per i bambini, cioè cose, e però non ha perso tutto il resto della sua clientela, anche perché stava vicino, mi sembra, un tribunale, qualcosa, uffici del comune, per cui hanno visto malvolentieri questo passato. Certo, non era un bar chic che prima invece era frequentato in maniera esagerata, però era un vecchio baretto, sì, ma deciso, tanto che adesso ci sono delle associazioni che la sostengono, che danno un po', e abbiamo fatto la presentazione lì, è stato bello, è venuta anche una dalla Francia, questi che invece aiutano sempre, sia con documenti, sia con materiali. E la cosa secondo me importante di questo è proprio dire la solidarietà, cioè più che raccontare il caso, che è importante, ma i casi appunto ne abbiamo, e poi quello comunque è stato leggermente superato, però raccontare questa possibilità di solidarietà dei singoli, e invece questo forse è stato poco recepito fuori. Però è necessario raccontare storie di solidarietà perché se non si raccontano, appunto come ti dicevo prima, nessuno saprà mai quello che succede al di fuori di casa nostra. Interventi, domande, qualche cosa? Sì, c'è uno dei colleghi. Io forse sono uno che viene tanto che i piccoli intanto mi ha colpito quello che lei ha fotografato rispetto a, perché insomma Cino e Franco, queste storie dove comunque il negretto era un po' sempre sostituito di Gironzolano lì. E, non ci avevo mai pensato, no? Nel senso che appunto da fruitore mi sembrava normale che questi stereotipi, no? Certo. Da una parte chi arrivava dalla sua cultura e dall'altro chi in qualche modo gli si poteva dare una mano. E penso che così mi ha colpito perché cioè, mi ci vedevo, no? Nel fotografare quello che lei diceva. E poi sul primo fumetto, quello sulla guerra, anche lì, esatto, anche lì diciamo io
insomma, sempre frequentavo questi fumetti con l'area eroica, no? Cioè, sì. Dove la guerra era un po' sempre lì, in qualche modo presentato come qualcosa di pulito, no? Cioè la guerra sì. Era qualcosa di pulito. Uno spazio per gli eroi. Esatto, cioè, i buoni e i cattivi, insomma, vincevano sempre gli stessi. E nel vedere, ecco, l'immagine, non ho capito bene, però quella dove c'è l'esplosione sì. in maniera forte, mi ha, in termini proprio emotivi, riportato a una realtà di guerra molto più reale. La Cina, sì. La riflessione che facevo è che, ecco, dobbiamo essere anche educati a leggere alcuni aspetti, no? Cioè, sì. Alcuni stereotipi rientrano nel positivo, in questo caso, perché devi ripetere. Non so se nel negativo o nel normale, in altri casi dove comunque alcune storie, alcune situazioni vengono presentate in maniera talmente lineare, talmente sì. standardizzata, che piano piano entrano dentro di te, insomma, in qualche modo. E questo insomma, mi ha un po' sollecitato anche a riflettere su alcune cose. Grazie. Ma questo è in effetti un discorso importante sugli stereotipi, che non sono il demonio. Adesso stiamo parlando dello stereotipo sempre come se fosse la cosa, con il rischio di rivedere nuovi stereotipi. Quello è il rischio, infatti. Cioè, gli stereotipi sono davvero il male, ma non il male perché dicono quella cosa lì, ma perché semplificano il pensiero. Se il pensiero, per combattere uno stereotipo, fa esattamente sempre il contrario, ecco perché secondo me è interessante all'interno di questo libro trovare tutte quelle sfumature, perché non c'è uno stereotipo unico, nonostante sia l'epoca molto, no? Che si appoggia su chiaramente un immaginario abbastanza semplificato, però le sfumature sono comunque tante. Ecco, anche per analizzare gli stereotipi del passato, quelli comunque in cui ancora ci sguazziamo, stare attenti a non creare nuovi stereotipi rigidi, perché il rischio è lo stereotipo, non quello stereotipo, ma è proprio la rigidità dello stereotipo. Cioè una semplificazione, no? Sono esatto. Semplificati in un modo e in un sì. altro, ma abbiamo 5 minuti, poi ci cacciano, sì. sono cattivissimi. Yeah. Grazie che sono rimasti fino adesso, poveriamo tutti eroi. Volevo farti una domanda e così chiudiamo. Allora, abbiamo parlato di tante cose, memoria, arte, metodo, razzismo, per esempio, razzismo, razzismo. Il fumetto italiano è razzista oggi? Bella domanda. Dire tanto il fumetto italiano è un po' quello, diciamo, da edicola, quello popolare, non l'opera che faccio per quello popolare, quello che vedo nelle rivoluzioni più, diciamo che ci prova a non esserlo, ci prova a non esserlo alcuni, anche lì alcuni, eh sì, adesso di tanto occhio c'ha la ragazza velata, che io faccio un appello pubblico, insegnate a disegnare il velo islamico, che ci sono tanti modi di legarlo, ma Benedetti, guardatevi e studiatevelo, lo sto dicendo a te, fate questa Bonelli editore, fate uno schemino per tutti i disegnatori che sia uguale. Simone Rossi, Michele Mazziero, Sarne, anzi, per favore fate un corso di disegno. Diciamo la qualità di lotta. Ma lui non c'entra tanto. Che porti la voce, sì, sì. Però ecco, c'è questo tentativo, no? Però spesso è buono, si sente che non conosciamo male quelli che stranieri, chiamiamo. Siamo sempre che li guardiamo come, allora faccio che questa volta lei adesso era la moglie di Dog, quindi è un po' per l'africano, nero, non è africano. No, cioè, va benissimo, sono i primi è difficile, posso dire che è molto difficile fare qualche cosa, un personaggio che non conosciamo bene dal profondo, sempre tornando ai Giavascego, a fare, con lei parlando del fatto che per lei è uno sforzo scrivere di un uomo bianco, lei è una donna nera, italiana,
e il padre nella mentalità, o io quello che dicevo, no? Come faccio a entrare in un soldato del 1915, uomo austriaco, magari come era la prima storia, e nel 1915? Io non posso esserlo. Quindi però la narrativa si basa su questo, ma appunto, cioè, però di solito lavori su ambienti che comunque conosci. Oppure l'avventura, e allora lì però rientra di nuovo quello. Quindi bisogna fare uno sforzo, però direi che il fumetto ci sta provando. Forse il fumetto d'autore quasi quasi meno. Vabbè, chiediamo questo scoop. L'italiano sta provando ad essere antirazzista nel 2020. Pensa prima come. Va bene, grazie.